Senti, tu vivi molto all'estero, no? No, io vivo in Italia, passo periodi all'estero. Però insomma fai lunghi soggiorni? Soggiorno più che altro a Londra e poi sono stato molto in Germania quando facevo i dischi, sì. Perché Londra, faccio i dischi a Londra. Cosa trovi quando vivi all'estero? Cioè un senso di libertà che magari qui non hai perché sei famosa, popolare, amata? Sì, però questo non è che mi lamento, se uno è popolare, amato è una bella cosa. Però quindi forse... se vado al supermercato ci vado, ecco, non è che non ci vado. Però quando faccio i dischi li trovo una dimensione più di concentrazione, anche di ingegneria del suono, che ormai sono cresciuta con quello e quindi sono abbastanza più a casa come suono, ecco, musicale. Ti faccio vedere un filmato, Tu International, Gianna Nannini International. Ladies and gentlemen, German Television proudly presents, live im Rockpalast, Gianna Nannini! Sangue caldo, profumo da sballo, medaglioni sotto la t-shirt. Questione di tango, metto in vendita il tuo sex appeal. Amare il proprio paese è essere internazionali. Io so così. La mia Europa è la mia musica. Cambi parole. Capiscono l'italiano, sentono la voce, va oltre le parole la voce, e oltre la lingua. Il rock è un po' un linguaggio universale, un linguaggio d'amore. Sono internazionale perché alla fine io canto in toscano, capito? Cioè, in toscana. Quindi quello che trovo all'estero, detto estero, che sono molto interessati alla mia cultura italiana, no? Molto. Per cui si adoperano, studiano per farmi fare i dischi, cioè per fare i dischi con me devono studiare. E quando hanno studiato capiscono subito cosa devono fare. È importante questa internazionalità, capito? Della musica italiana. Assolutamente sì. Canto in italiano. Assolutamente sì. Ma ti capiscono molto bene anche se parli l'italiano. Anche il toscano. Visto il successo, sono impazziti. Sì, no, questo era Rock Palace, è stato quello che mi ha lanciato in tutta Europa questo. Non lo facevano né gli italiani né gli europei, solo americani facevano questo... Questo programma del dopoguerra, diciamo, tutto, c'è stata un'invasione del rock in Germania, quindi erano tutti, credevano al rock americano. Io sono stata la prima che faceva la musica italiana, rock, ognuno ha il suo rock. Io avevo il mio italiano e sono andata lì. Ritornerai nel tuo prossimo tour, perché credo che ci sarà previsione un tour, no? Con questo nuovo certo, album. Vado in tour adesso. Apposta, ma vai anche all'estero, in Germania? Sì, vado, parto da Ginevra, Zurigo, Monaco... L'Olimpia Hall e poi sono qua, dopo vengo in Italia, finisco tutto il tour in Italia. Sono 16 rock show. Cosa? 16 rock show. Senti, sei molto seria però oggi pomeriggio. Seria? Sei molto seria. Oggi? Sì, ti vedo, sei a posto, cioè proprio stai... Ah, sei seria? Sì, molto seria, molto... Mi sono concentrata prima di venire. Ma adesso devi ricantare. Ascolta, mandiamo i duetti, così vediamo i tuoi colleghi con i quali tu hai duettato. Ok. Vedi, come non è inquadrata, fa la matta. Strepitosa, perché solo così si può duettare. Sì. Giorgio! Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa.
Ma come canti bene te, non c'è nessuno.